acculturarsi nel mondo dell'immobiliare, soprattutto sulla piazza di Milano, essendo seguiti da dei professionisti, da chi si muove in questo mercato praticamente quotidianamente. Questo perché il mercato immobiliare di Milano è un mercato immobiliare molto dinamico, molto affollato e molto competitivo. Sono circa 2500 le agenzie che oggi, diciamo, si orbitano in questo mondo, quindi è molto importante essere accompagnati in questo percorso di scelta di casa, di acquisto, di vendita, da chi se ne occupa in maniera professionale tutti i giorni. Questo perché comprare casa è un passo molto importante, soprattutto per noi italiani, e quindi è fondamentale farlo e farlo anche con determinate sicurezze e con un appoggio solido. Noi ci differenziamo sostanzialmente dalla concorrenza proprio perché, come diceva Stefania, siamo una sorta di consulenti di parte, cerchiamo di affiancare il cliente, soprattutto l'acquirente, che oggi è un po' la parte più debole, diciamo, all'interno di questo mondo, nel cercare di supportarlo ed aiutarlo in tutte quelle sono le scelte che deve fare per poter appunto poi arrivare a trovare, identificare quella che è la casa più adatta alle proprie esigenze. Non esistono delle case perfette, esistono delle case giuste per ognuno di noi. Noi facciamo questo, ti aiutiamo, ti conduciamo per mano, quindi a volte anche un po' di siamo anche un po' psicologi in questo percorso e ti diamo appunto tutto il supporto necessario affinché tu realizzi i propri bisogni. Il mercato immobiliare di Vai Milano Daniele. continua a spingere verso l'alto, i prezzi sono in salita, a dispetto un po' di quella che invece è la condizione economica in cui ci troviamo con, diciamo, dei tassi di mutuo che sono in continua crescita, anche se si stima che dalla seconda metà di quest'anno dovrebbe rallentare fino a poi avere una piccola discesa verso la fine del 2023. Chi vive a Milano tende a comprare, a cercare casa nelle zone un po' limitrofe al centro, cercando delle soluzioni un po' più grandi anche in vista di quello che è successo, quello su cui, diciamo, che abbiamo avuto negli ultimi anni, Certo. la pandemia. Cerchiamo delle case un po' più grandi, possibilmente con una terza, una quarta stanza che possa fare anche da studio. E prevediamo sostanzialmente un mercato con un trend decisamente positivo, ripeto, differente da quello che invece è il mercato immobiliare nel resto dell'Italia, che ha invece, diciamo, una lieve flessione.